Cresce sempre più in Sicilia un focolaio di indipendentisti dallo Stato italiano. Accanto a me Gaspare Accardo, che ha organizzato qui a Mazara del Vallo una riunione assieme alla Presidente del Movimento Siciliano di Liberazione Nazionale. Di cosa avete parlato oggi? Perché indire questo incontro? Ho visto che comunque è stato anche molto interessante anche dal punto di vista dei contenuti. Allora, come tutti sanno, io e il mio gruppo è dal 9 dicembre che siamo sulle strade, abbiamo girato tutta l'Italia per cercare di fare delle manifestazioni per svegliare il popolo, la gente della grave crisi economica che ci abbiamo. E dalle varie proteste, dalle varie riunioni si è capito che ancora la situazione del popolo è molto, c'è troppo divisione in Italia, ci sono ancora troppi colori politici di destra e sinistra, quindi mi hanno contattato tanti movimenti, perché uno che si espone viene riconosciuto da molte persone in tutta Italia, in tutta la Sicilia, e abbiamo cominciato a parlare per cercare di fare una cosa importante per la nostra Sicilia, perché noi abbiamo dei valori importanti. Quindi Rosa è stata la prima a contattarmi, gli ho detto di fare questa riunione per fare capire a molte persone, neanche sanno la storia della Sicilia e dei progetti e di cosa ha fatto, sicuramente lei l'ha detta. Come Rosa ci sono tanti altri movimenti anche sicilianisti o anche impiantati qui in Sicilia, e io la cosa che voglio fare veramente con tutto il cuore di unire tutte queste forze, Rosa è la prima, ma ne farò altre con altri movimenti, e poi fare una riunione grossa con tutti i movimenti a Palermo per unire, perché se non c'è un'unione veramente di tutti questi movimenti che poi porta nel cuore della gente di ogni città, perché si deve fare una cosa forte in ogni città della Sicilia. Quindi io sto cercando piano piano, un percorso abbastanza lungo e duro, di fare questo lavoro di unione di tutti questi movimenti per creare, anche chiedere la dipendenza della Sicilia, ma fare una grossissima manifestazione in tutta la Sicilia, tutti compatti. Accanto a me Rosa Cassata, Presidente del Movimento Siciliano di Liberazione Nazionale qui a Mazara del Vallo, in una riunione cittadina. Di cosa avete parlato questo pomeriggio? Quali sono le finalità di questa riunione? Allora, noi questo pomeriggio abbiamo parlato principalmente di autodeterminazione. L'autodeterminazione è un diritto di tutti i popoli, cioè noi rivendichiamo il diritto del popolo siciliano come popolo a poter perseguire il suo sviluppo sia culturale, sia sociale, sia economico, basandoci sul primo protocollo di Ginevra, che appunto dice questo: ogni popolo ha il diritto di autodeterminarsi. Questo primo protocollo di Ginevra, che al 96.3 appunto recita questo concetto, è una legge internazionale che è stata recepita anche dall'Italia. Il nostro progetto è questo: noi abbiamo fondato il Movimento di Liberazione. Il Movimento di Liberazione è autorizzato a creare un governo provvisorio. Il governo provvisorio ha tutti i suoi dipartimenti, la sua segreteria di Stato, ha anche la sua polizia, che è disarmata, ovviamente serve solamente per l'ordine pubblico, nelle manifestazioni e tutto. In realtà agisce come uno Stato già formato, al quale manca semplicemente la territorialità, cioè aver conquistato tutta la Sicilia. Come la vogliamo conquistare? Ok, ci sono due modi: c'è lo Ius Cogens, che è lo scelta di coscienza, che è quello che abbiamo fatto noi, o lo Ius Bellicum. Lo Ius Bellicum è il diritto di guerra, ma questo poteva nascere nel momento in cui c'era una rivoluzione in atto, allora il governo provvisorio si poteva insediare direttamente. Noi abbiamo fatto lo scelta di coscienza, che significa portare i siciliani a conoscenza che il nostro... che la Sicilia è una nazione, perché lo è stata per quasi 700 anni, è stata sempre una nazione indipendente fino all'arrivo dei Borboni, e infatti noi rivendichiamo questo status, cioè di tornare a essere lo Stato indipendente che nasce con Ruggero d'Altavilla nel 1130 e viene riconosciuto nel 1130 sia dagli organismi, da tutti gli Stati europei, sia dalla Chiesa, che era importante ai tempi, e questo concetto di una Sicilia indipendente per sempre viene ribadito con la Costituzione del 1812, che è stata data ai siciliani, è stata scritta dall'abate Balsamo, e nel momento in cui ci sono state delle sommosse contro l'occupante che c'era in quel periodo. La Sicilia è l'esempio
di un focolaio di rivoluzioni, perché dalla Sicilia sono partite tutte le rivoluzioni. I siciliani non ci dobbiamo dimenticare che siamo il popolo del Vespro, cioè il popolo che 732 anni fa cacciò i francesi. La nostra bandiera, la bandiera siciliana giallo-rossa, quella che c'è qui, esatto, ce ne sono due bandiere, una con il grano da quel lato, quella rappresenta è la bandiera adottata dalla regione. La bandiera della nazione siciliana invece è quella senza grano, che è la bandiera del Vespro, che fu costituita dai due colori di Palermo e Corleone, con in mezzo la Trinacria, perché la Trinacria è un simbolo antichissimo, il 3. Sono i tre capi della Sicilia, la Sicilia è un triangolo, quindi sono Capo Peloro a Messina, Capo Lilibeo qui e Capo Passero vicino a Siracusa. Questo famoso triangolo è il 3, è il saluto dei separatisti, perché noi siamo, in realtà siamo dei separatisti, noi stiamo chiedendo in maniera democratica di poterci separare dall'Italia. Una sorta di rivoluzione silenziosa la vostra? Silenziosa fino a un certo punto, perché noi parteciperemo agli scioperi, noi diremo alle persone che non devono pagare più le tasse allo Stato italiano, perché lavorare per uno Stato che ti prende il 70% di quello che tu hai guadagnato con il tuo sudore, cioè perché magari un impiegato che ha la busta paga non se ne accorge al momento, ma chi fa la libera professione e se ne accorge sì al momento di pagare le tasse, che sono tasse ingiuste, tasse che non si possono più pagare, perché in Sicilia l'economia è morta, le nostre aziende agricole sono tutte chiuse, la pesca abbiamo blocchi, non abbiamo più la possibilità, paghiamo la benzina a 2 euro, cioè la Sicilia paga la benzina più cara d'Italia quando noi abbiamo i pozzi di petrolio e 3 raffinerie. Le raffinerie portano malattie, lo sappiamo, e però noi paghiamo la benzina a 2 euro. La storia però ci insegna che per attuare quello che volete fare, quindi l'indipendenza di una regione da parte dello Stato attuale in cui si trova, non si può ottenere senza una vera e propria rivoluzione, cioè scendere a ferro e fuoco, fare le città, no? Questo è previsto dal diritto internazionale. Perché con lo Ius Cogens, noi nel momento in cui raggiungeremo un milione, un quinto della popolazione siciliana, non i diritti, gli aventi diritto al voto, ma la popolazione totale, quindi compresi il neonato, che viene scritto all'anagrafe del popolo siciliano sotto la patria potestà, quando un quinto della popolazione ha deciso di essere solo siciliano fa la sua dichiarazione di sovranità nazionale, si può fare la dichiarazione unilaterale di indipendenza. E se poi siamo più di un quinto, meglio ancora. A quel punto il presidente del governo provvisorio può chiedere alle istituzioni italiane di lasciare il nostro territorio, avvalendosi degli organismi internazionali, quindi dell'ONU, al quale noi appunto abbiamo fatto la richiesta. E dopodiché siamo autorizzati a usare le armi per difendere la nostra terra, molto semplicemente. Noi non abbiamo più alternative, perché purtroppo questo castello di cartone che era l'Italia, questo popolo italiano che non è mai esistito, perché non esiste un popolo italiano, esiste una squadra di calcio, Italia, ma non esiste un popolo che si riscontra, perché io posso essere amico per la pelle con il Veneto, col Piemontese, ma la nostra indole è completamente diversa. Cioè, e quindi siccome non è solamente la Sicilia che sta prendendo il volo, anche la Sardegna, il Veneto ha fatto una sorta di referendum online e sta portando avanti, soprattutto dopo che siamo stati perseguitati, perché anch'io sono stata perseguitata dalle istituzioni italiane normalmente, no? Perché loro senza nessuna pezza di appoggio sono venuti a perquisire casa mia, a prendersi i cellulari, a prendermi il computer. Per quale motivo? Perché mi hanno accusato di terrorismo. Perché fa parte di questo movimento? Perché era stata la reazione di uno Stato debole che ha voluto fare una reazione forte. Il 2 aprile di quest'anno hanno pianificato queste perquisizioni da nord a sud, isole comprese, hanno arrestato 24 persone in Veneto, tutti gli altri siamo stati accusati di terrorismo eccetera eccetera, vabbè, non avevano i presupposti perché non hanno trovato armi, non hanno trovato niente.
e quindi hanno dovuto stralciare le posizioni, ovviamente hanno creato dei grossi problemi per me, io i miei cellulari li uso per lavorare, avevo tutti i miei contatti di lavoro. I miei clienti, io sono un libero professionista, un veterinario libero professionista, non mi potevano chiamare su Facebook con i segnali di fumo, quindi ho perso una barca di soldi. Ma siccome questa cosa non è che è successa solo a me, è successa a 70 persone che ci dichiariamo indipendentisti e stiamo perseguendo una strada pacifica, non abbiamo mai parlato né di fare stragi né di fare rivoluzioni, abbiamo parlato sempre di un cammino pacifico. E allora c'è stata una paura perché il 30 c'era stato il referendum online in Veneto, c'era stato Bruxelles il 30 marzo, anche noi abbiamo fatto una piccola manifestazione a Palermo il 30 marzo e guarda caso il 2 aprile, sono passati 2 giorni, è scattata la repressione. Ma e questo qua è il segnale di uno Stato che ha paura. Per chi vuole saperne di più, come vi deve contattare? Come vi può contattare? Si può contattare sul nostro sito che è www.msln.org, Movimento Siciliano di Liberazione Nazionale. Quindi la domanda oggi è: la Sicilia, i siciliani sono pronti per l'indipendenza dall'Italia secondo lei? Sì, perché i siciliani, intanto l'altro giorno ho pubblicato una statistica fatta da un istituto che si occupa di statistica, adesso non mi ricordo ma abbastanza accreditato, dove mettono appunto fra i popoli che si vogliono liberare il primo è il Veneto, col 53%, poi col 45% la Sardegna, col 44% la Sicilia, credo che 44% a 50 più 1 ci siamo e noi andremo su questa strada perché gli studi che abbiamo fatto ci fanno dire con molta chiarezza che la Sicilia da nazione sovrana, che può battere moneta, uscire dall'Europa, uscire dai trattati internazionali, quelli che non ci interessano, in 2 anni diventerebbe la 20ª potenza mondiale dal punto di vista economico e la 10ª per la qualità di vita. Io penso che la Sicilia deve essere libera, la Sicilia è dei siciliani.